upsell, cross sell, sell di caval. Beh, no, questa no. Se avete un'attività di ristorazione e il podcast all'inizio nasce soprattutto per voi, probabilmente li avete sentiti nominare tante volte questi due tizi, upsell e cross sell. L'upselling in senso generale, quindi non solamente riferito alla ristorazione, è una tecnica di vendita con cui il cliente viene incentivato ad acquistare un quantitativo di prodotto maggiore rispetto a quanto pensato inizialmente, ma anche semplicemente la versione più costosa dello stesso prodotto. Come si fa l'upsell? Ma con degli incentivi, lo sconto sull'acquisto di una confezione più grande, nel retail magari l'estensione di garanzia se si sceglie un prodotto di gamma superiore, oppure il suggerimento di un brand che rispetto all'iniziale scelta garantisce a chi vende un margine superiore e a chi compra una spesa superiore. Il cross-selling invece consiste nel proporre al cliente che ha già compiuto l'acquisto di acquistare prodotti o servizi complementari. È quello che fanno magari tipicamente le compagnie aeree, che quando si acquista un volo propongono anche il noleggio dell'auto, la prenotazione dell'hotel o magari l'acquisto di un'escursione. L'obiettivo di queste tecniche è dunque quello di consolidare il rapporto col cliente, magari di fidelizzarlo, ma anche di aumentare la sua profittabilità. Parliamo di ristorazione, però. Ed è qui che l'abilità dell'azienda riesce addirittura a far convivere le due tecniche, basti pensare ai fast food. Si parte dal solo panino, poi si possono vendere a parte patatine e bibita, ma si può anche proporre il menù completo incentivando il cliente con gli sconti sulla quantità. Mi voglio però concentrare sull'upselling oggi. Scusa, c'è un messaggio promozionale. Prima di continuare, ricorda che qualunque sia la piattaforma da cui ascolti, puoi seguire il podcast e lasciare una recensione per aiutarmi a produrre nuovi contenuti. Vai! C'è un'arte sottile nel proporre al cliente prodotti aggiuntivi. Sia che si tratti di suggerire magari il vino rosso perfetto da abbinare a una bistecca succulenta, o magari un antipasto delizioso per il gruppo al tavolo, oppure il dessert supremo che vi farà parlare bene del vostro ristorante per il resto della settimana, proporre prodotti aggiuntivi è un componente vitale per qualsiasi ristorante profittevole. Ok, siete pronti? Arriva la solita bella lista con un po' di suggerimenti per mantenere la vostra proposta di prodotti aggiuntivi bella carica. 1. Non chiedete l'ovvio. Non chiedete mai al cliente se vuole vedere il menù, portatelo automaticamente e magari date un suggerimento al cliente sui pezzi più forti. Seguendo la stessa linea, non fate sempre domande semplici come «Volete degli antipasti?» o «Posso prendere l'ordine delle bevande?» Proponete direttamente i prodotti oppure fateli proporre a chi effettua il servizio al tavolo. Il cliente spesso si fiderà dei suggerimenti personali dello staff. Punto 2, collegato al punto 1, fate provare al personale tutti i vostri piatti speciali. D'altra parte, se una roba non l'hai assaggiata, come fai a venderla? Numero 3, proponete un dessert da portar via. Esatto, chiedete ai clienti se sono sazi e se rispondono di sì, provate a chiedergli se stanno tornando a casa o magari stanno andando a fare un giro dopo cena. Il cliente, se non è troppo riservato e qui sta a voi allo staff saper leggere la situazione, normalmente vi dirà che cosa farà e vi darà eventualmente occasione di provare a vendergli un prodotto anche da consumare più tardi. Certo, se stanno andando a un concerto punk rock dopo cena, magari evitiamo di dargli qualcosa che si distrugge nel pogo. Numero 4. Offrite assaggi gratuiti di vino. Magari fategli provare un prodotto di cui già avete aperto la bottiglia, magari dovete terminarlo prima che non sia più vendibile, e poi se al cliente questa cosa piace, magari vi comprerà un calice o una bottiglia intera. Così con un piccolo omaggio avrete ottenuto una vendita. Vabbè, se il cliente decide di non acquistare, comunque apprezzerà e almeno non avrete sprecato quel vino. Numero 5. Siate personali. Non siete dei robot, non ripetete le stesse frasi a tutti i tavoli o a tutti i clienti al banco. Connettetevi in qualche modo con loro. Fate domande per sapere se hanno voglia di pesce o di carne prima di proporgli un piatto. Questo vi permetterà di fare le giuste raccomandazioni e magari guadagnare una vendita.
Non è un caso che il buon Jordan Belfort, sì dai, The Wolf of Wall Street, abbia ben spiegato come vendere quella maledetta penna, e vi linko un video in cui in realtà proprio lui lo spiega. Provate a usare la stessa tecnica col cibo. Numero 6, l'ho già detto prima, imparate a leggere il cliente e la situazione. Capire ogni cliente aiuta a offrire raccomandazioni di menu appropriate. Voglio dire, tra una coppia che sta facendo una cena romantica e una madre con i figli piccoli c'è una grossa differenza, sicuramente vorranno delle cose diverse, no? Numero 7, questa la racchiudo un po' tutte quelle che ho già detto, siate sinceri. Fare l'upsell in maniera commerciale o magari un po' invadente può risultare impersonale e scomodo per il cliente. Quando il cameriere vuole sinceramente migliorare l'esperienza del cliente, l'upselling viene percepito come un aiuto e non come un voler propinare qualcos'altro da vendere. Numero 8. Create un senso di valore maggiore quando proponete un prodotto. Magari raccontate in un certo senso una storia, esaltate quel piatto particolare. Numero 9. Quante volte ve l'ho detta questa? Lodate e premiate il successo del vostro team. Più feedback positivi riceverà il personale, più venderanno. Ci sono addirittura dei grandi ristoratori che ogni settimana o qualche volta prima di servizi dove vengono proposti nuovi prodotti o magari ricette speciali, fanno riunioni di staff in cui si informano e letteralmente si formano, anche con dei briefing rapidissimi, i membri dello staff. Magari aggiungete piccoli incentivi, non necessariamente monetari, per rendere l'ambiente più stimolante e divertente. Numero 10, e qui chiudo la lista, se tutta la roba che vi ho detto fino ad ora non funziona, passate alle maniere forti. No, non dovete metterli al muro obbligandoli a ordinare quello che dite voi, ma provate a giocarvela sulla psicologia, proponendo magari per ultimo nella lista, breve lista, mi raccomando, il piatto che volete vendere. Oppure potete anche annuire mentre menzionate il piatto che volete vendere di più. O magari enfatizzarne il nome anche in mezzo all'elenco che fate. Ecco qua, 10 suggerimenti utili per aumentare lo scontrino medio e di conseguenza anche i margini. Alla prossima, signori. Di Food Podcast, montaggio e rumori di Marco Cilloni, voce e fantasia di Alex De Meo, che poi sarei io.